Eccoci qua a parlare ancora dell'ultima impresa delle bande nere. Sì, abbiamo divagato su altri lead ultimamente, per chi ci segue in ordine cronologico, ma ora torniamo un attimino sul nostro primo amore, sul romanzo storico, e visto che è uscita ieri, supponendo che oggi sia venerdì, la seconda parte dell'edizione rivisitata dell'ultima impresa delle bande nere, sono qui a tracciare un piccolo commento storico-tecnico su quel brano. E essendo il podcast del venerdì, non voglio parlare tanto di composizione letteraria quanto di tecnicismi e armi, specialmente rivolto a coloro che non masticano di oblologia o arte militare antica o scherma storica. Che brutto termine, scherma storica, tutto è storico, diciamo scherma antica. In questo brano ho voluto divertirmi mettendo le bande nere in acqua. Perché? Un po' perché storicamente abbiamo delle fonti che ci dicono che per un brevissimo periodo le compagnie del Gran Diavolo di Giovanni de' Medici sono state messe al soldo di Venezia per fare questo infame lavoro di rastrellamento del Mediterraneo per contrastare la pirateria degli ottomani. Gli ottomani mandavano flottiglie corsare a saccheggiare le coste cristiane in maniera abituale, per cui era doveroso da parte di Venezia, per mantenere la presa, insomma il controllo sui propri territori costieri, pattugliare e cercare di scacciare continuamente queste terribili incursioni che non solo depredavano delle ricchezze, dei denari, dei tesori, ma portavano fisicamente via la gente dai villaggi, perché gli ottomani traducevano i cristiani in schiavitù, e quindi per Venezia sarebbe stato non solo la perdita di ricchezze, di moneta, di produzioni, di beni, ma proprio la perdita di manodopera, di uomini, di donne, di ragazzi che venivano portati via e sparivano oltre la Porta d'Oro, destinati ad una vita di servitù, di schiavitù in un mondo completamente diverso. Quindi spesso e volentieri Venezia assoldava chiunque per armare navi, galee, galeazze, quello che mettevano in mare, e finché il mare poteva essere calcato, perché comunque all'epoca navigare non era proprio così banale, si sorvegliavano le coste e dove si riusciva si preveniva e dove non si riusciva si punivano gli atti di saccheggio. Quindi ho voluto ambientare questo primo racconto sulle onde agitate dell'autunno, del tardo autunno dell'Adriatico. Le bande nere sono uomini di terra, male avvezzi a stare su un ponte instabile, tranne qualcuno che scopre la vocazione, e quindi diciamo che finché sono a bordo servono un po' a poco, tutto sommato. Sì, possono armare dei cannoni, possono fare un po' di guerreggiamento a lunga distanza, in caso di abbordaggio state tranquilli che sarebbero stati veramente validi, ma insomma non sono dei marinai. Si presenta l'occasione di sbarcare, di inseguire un'unica feluca sfuggita in una direzione inconsueta, come avete letto del resto, e quindi le bande nere che fanno? Si danno all'inseguimento, un po' per sogno di bottino, un po' per spirito di contraddizione, ma comunque per l'avventura. Ecco, si sbarca e si sbarca alla leggera. Perché si sbarca alla leggera? Perché andare in corazza in mare è un po' da fessi. Vabbè che se sei in mare aperto e non sei un esperto nuotatore campi poco lo stesso, ma insomma dai, un conto avere la speranza di galleggiare un po' e venire salvato, un conto andare giù a picco con 25 kg di equipaggiamento d'acciaio attaccati addosso. Quindi i nostri uomini montano su una lancia senza corazze, tranne malanima che il corsaletto se lo porta sempre, non si sa mai, però arrivano armati di tutto un arsenale da combattimento ravvicinato, e qui ho fatto fare la prima comparsa ad una serie di nomi che al nono prologo risultano abbastanza ostici,
ho avuto più di un lettore della prima edizione che mi ha confessato di trovarsi un po' malpartito, di aver dovuto cercare con Google ogni cosa, e alcune cose non sono nemmeno così rintracciabili effettivamente. Incomincio a parlare un attimino invece della controparte, i saraceni. I saraceni all'epoca comunque in mare una cotta di maglia leggera la portavano, perché comunque erano fanti di marina, oppure erano truppe di terra trasportate e non avevano molto l'idea di cosa potesse succedere se finivano in acqua. Non ce n'era tanti che tornavano a raccontarlo, quindi generalmente coperti con una leggera e comunque molto agile cotta di maglia che protegge benissimo dai tagli, armati di lame leggere come ci immaginiamo che siano le lame che vengono da Oriente, lame curve che in Europa entrano di moda soltanto molto più tardi, noi siamo il mondo della lama dritta, elmi, perché no, la testa la proteggono tutti i popoli del mondo, piccoli scudi agili con una struttura di metallo o di legno e facilmente coperti in pelle irrobustita, conciata bene o addirittura cuoio bollito, e archi. Ecco, la cosa che potrebbe risultare insolita è che gli ottomani usano gli archi quando in Europa usiamo le armi da fuoco, cioè quelle che sparano e fanno il botto. Loro usano ancora gli archi perché? Un po' per tradizione, un po' per estrema efficacia. Un arco è un oggetto con il quale si mira, e si mira anche molto bene se l'arciere è addestrato da molti anni. Un'arma da fuoco in quest'epoca, siamo all'inizio del 500, è un oggetto che fa un gran fumo, fa un gran botto, se piglia qualcosa fa dei danni terribili, ma generalmente non piglia mai nulla, perché sono armi erratiche, con canne lisce, con palle piccole rispetto alla canna, insomma sopra qualche metro la probabilità di prendere un bersaglio è veramente ridicola, mentre invece un arciere esperto mette una freccia esattamente dove vuole, su una sagoma ferma e diciamo dentro il bersaglio, su un bersaglio in movimento. E comunque appunto i saraceni hanno molti arcieri ben addestrati per tradizione, archi molto potenti con libraggi interessanti, nonostante siano archi piccoli, sono archi ricurvi di tradizione orientale, quindi non sono monolitici ma sono multistrato, incollati insieme con colle animali molto tenaci, abbiamo strati di tendini e corno che compensano sapientemente montati le tensioni e forniscono una potenza di trazione veramente pesante, e quindi riescono a scagliare frecce con una rapidità e una precisione notevoli e in tempi effettivamente brevi, cioè si comincia a ragionare veramente di 10 frecce al minuto se sono fermo e posso fare gli affaracci miei. Chiaramente, come tutte le armi da tiro, in questo scenario poi risentiranno dell'oscurità, del casino, della confusione, dell'incertezza di sapere chi è il nemico, dove è e tutto quanto, per cui diciamo fortunatamente i nostri non sono stati fiocinati da salve di frecce a punta spilli. Chiaramente le frecce contro le corazze a piastre fate come volete, ma non servono assolutamente a niente. Qualunque libraggio si infrange negativamente contro una piastra ben costruita. Ora, non un lamierino dritto, ma una buona piastra di uno spessore interessante, qui si ragiona di 5 mm nelle parti più esposte fino a 2 mm nei fianchi, nelle parti meno vulnerabili, cioè quelle più nascoste. Si ragiona di acciaio temprato, quindi non lamiera di ferro, ma un buon acciaio con una elevatissima resistenza e una notevole elasticità, e si ragiona anche di sagome che deflettono i colpi in arrivo. Del resto le corazze sono fatte all'80% per deflettere il tiro del nemico, e poi quando siamo in corpo a corpo chiaramente proteggono da una valanga di accidenti che diversamente incapaciterebbero un uomo sprovvisto.
Quindi le frecce non avrebbero avuto speranze di far danno se i nostri bandoli avessero avuto le loro armature. Non avendole, si devono preoccupare un po'. Come si preoccupano? Veniamo a noi. Si preoccupano portando le rotelle. Ora, il babbano, diciamo l'inesperto, pensa alle rotelle, dice: sono in 12, hanno 12 rotelle, sono 3 carretti. No, la rotella non è una rota du carro, ma è uno scudo tondo, da cui nel lessico dell'epoca si trova chiamato rotella, rondella o lemmi simili. La rotella è uno scudo di ispirazione classica, è una pelta, è un po' più piccolo dello scudo dell'Oplita, che era enorme, era tipo un metro di scudo, 60 centimetri, io dico sempre. I maestri dell'epoca ci dicono che la rotella deve essere tonda e grande quanto dalla gola all'inforcatura dell'inguine. Quindi mettetevi una mano al collo, una mano sulla natura dove finisce, diciamo, il busto e incomincia l'inguine. Ecco, questa è la dimensione del diametro della vostra rotella ideale. È quindi uno scudo piuttosto interessante, molto grande, non immenso ma molto grande, tondo, non piatto, convesso, è una sezione di sfera, e già qui dà dei problemi costruttivi spaventosi, perché non è che si può tagliare un asse in forma di sezione di sfera. Bisogna sagomare tutta una serie di listelli, montarli su un'intelaiatura, su una forma, piegarli sapientemente senza schiantare la fibra e poi incollarli insieme in modo che tengano quella forma lì. Listelli sottili sovrapposti insieme fino a formare una specie di compensato semisferico in cui le fibre si intrecciano e forniscono una resistenza meccanica ottimale in tutte le direzioni. Su questa struttura veniva solitamente apposta una copertura di tela gessata, che era, diciamo, una resistenza ulteriore e una buona superficie per disegnare sopra, oppure, come i maestri sempre ci consigliano, di cuoio bollito, che rimane leggero ma è estremamente tenace, resistente alla perforazione e al taglio. Non solo, il cuoio bollito ha la cattivissima, cioè malvagissima, abitudine di intrappolare le punte che gli vengono tirate contro, per cui se in combattimento io tiro una stoccata con la mia spada e mio avversario me la para con la sua rotella di cuoio bollito, la mia spada si pianta in quello strato di cuoio e ne viene afferrata per un tempo sufficiente, si parla di 2 secondi forse, io devo dare un tirone forte e liberarla, ma quel secondo e mezzo, quei 2 secondi sono più che sufficienti in combattimento perché il mio avversario prenda il sopravvento. E quindi un bello strato leggero, sottile, si parla di un dito, quindi diciamo un paio di centimetri, di cuoio bollito, quindi di cuoio che è stato ustionato con l'acqua rovente e quindi ha reagito, si è infittito su se stesso, ha tipo la resistenza di un copertone da camion, è veramente terribile. Non solo, il cuoio bollito poteva essere bollito e messo in forma istantaneamente nel momento in cui asciugava su degli stampi a sbalzo per fornire delle bellissime decorazioni. Quindi non solo era un materiale popolare per la sua valenza strategica, perché fermava le frecce, fermava i colpi di balestra, fermava le palle di schioppo, ma anche per la sua possibilità di portare intrinsecamente una decorazione piuttosto resistente. E che facciamo? Ce ne priviamo? Tutto questo ambaradan, tutto questo scudo che si porta imbracciato, quindi legato al braccio sinistro e impugnato nella mano sinistra, non deve assolutamente pesare più di 2,5 kg. Cioè, per un uomo particolarmente robusto possiamo sbagliare e arrivare sui 3 kg, ma veramente si parla di un oggetto che, se no, è poco maneggevole, ci fiacca le forze e non riusciamo a averne un gran vantaggio, più che altro a combatterci più per di qualche secondo. Quindi tutte le volte che nel romanzo troverete la rotella, e la troverete tantissime volte perché è veramente un'arma fondamentale, si parla di questo, di uno scudo tondo molto grande, per quanto non enorme,
convesso che offre un'ottima protezione dal taglio e dalla perforazione. È un ottimo riparo contro il tiro. Ha voglia di tirarci le frecce sopra, ma se mi riparo bene dietro la mia rotella, mi ci chino dietro, magari ho accanto gli amici e si sta tutti insieme a fare muro di scudi, ecco, si offre poco bersaglio e tanta resistenza. Non dovete pensare, o voi babbani, che la rotella sia una garanzia. La rotella è una trappola mortale per chi non la sa usare, perché ci vuole un incredibile sapere, un incredibile allenamento per usarla in maniera efficace. Diversamente non riusciamo a sfruttarne le capacità di difesa, ma un avversario minimamente esperto, ma minimamente, riesce a tirarci dei colpi dove noi pensavamo di essere protetti dalla rotella e farci delle ferite terrificanti al fianco sinistro. In tutti i trattati della letteratura se ne fa un gran parlare di questa cosa. Ci si stupisce ad esempio che ci siano giovani di 17-18 anni che sappiano ben combattere dietro lo scudo, perché è un'arte difficile da padroneggiare, non così immediata come combattere con spada e pugnale ad esempio. Quindi in mano a uomini esperti come quelli delle bande nere, che sono dei veterani scafatissimi, la rotella è un'arma efficace e terribile. In mano a uomini inesperti, inaddestrati, ineducati, è un'illusione di sicurezza. Assieme alla rotella, in questa avventura, che cosa ci portiamo? Non le spade da città, perché siamo su una scialuppa, perché dobbiamo muoverci velocemente, furtivamente, delle spade tanto lunghe ci darebbero incomodo. E poi non sono spade da battaglia. Quando siamo in formazione, quando siamo uno accanto all'altro, avere una spada lunga serve a poco, perché come la giro per caricare un taglio, rischio di portare via un orecchio ad uno dei miei amici anziché passare oltre e colpire l'avversario. Quindi portiamo spade corte. Spade corte o pugnali. Il pugnale ce l'abbiamo sempre. Come ho detto nell'altro podcast, non pensate che sia il coltello per sbucciare le mele, ma il pugnale è un oggetto ingombrante, una mezza spada. Qui fa la comparsa la cinque dea. Ecco, la cinque dea e il falcione sono le armi del soldato. Sono due armi che io ho menzionato più volte nel romanzo e di cui adesso gettiamo un attimino un lume di conoscenza, anche perché appunto ce le troveremo spesso e mi piace parlarne. Il falcione è l'arma più conosciuta, con vari nomi, in tutta l'Europa dal Medioevo in avanti, parlando di armi per il fante, armi per il soldato. Non è un'arma da cavaliere, non è una spada lunga, è una spada corta, quindi corta, non pensate che sia un temperino, corta vuol dire 60 centimetri, 60-70 centimetri, dipende un po' se falcione corto o falcione lungo, ma le classificazioni, come quando parlavo della spada, le classificazioni sono aleatorie, cambiano da paese a paese. Nel mondo germanico si parla, come appunto sempre dicevo prima, di coltelli. In cecoslovacco c'è mesa, che vuol dire coltello, e con quella ti danno dal coltello per le mele alla spada a due mani, sempre mesa, e quindi facciamocene una ragione. Il falcione, idealmente nella nostra Italia rinascimentale, nella mia immaginazione, per diciamo focalizzare una forma, è un'arma ad un taglio solo, con la punta, con eventualmente un po' d'affilatura sul controtaglio, cioè il pezzettino vicino alla punta che non guarda l'avversario ma guarda me, che serve per entrare meglio, far entrare meglio la punta e eventualmente riuscire a rubare qualche ferita di taglio con certe manovre che si chiamano di controfilo, con un'impugnatura piuttosto semplice, una guardia piuttosto semplice, una croce che piegando da un lato viene a proteggere diciamo le dita dall'impatto eventualmente di un attacco, ma è previsto che ci si combatta con il guanto d'arme, per cui non ha dei grandi fornimenti d'elsa e difficilmente ha un pomo particolarmente raffinato che porti un bilanciamento
fine schermistico nella mano. È quindi un'arma che come sensazione strappa un po' quando la uso. Abbiamo più la sensazione di stare maneggiando un'accetta piuttosto che una lama bilanciata, che una lama di spada. Questo comporta che, nonostante sia un'arma corta, mena dei gran colpi, perché il peso è un pochino più spostato verso la punta e quindi quando arriva arriva un po' come il Natale. Si usa in formazione, si usa fondamentalmente di taglio dall'alto, ma più volentieri di punta dal basso, e rubando dei tagli leggeri ma decisi in basso alle gambe. Effettivamente, essendo sbilanciato in avanti, la sensazione è come di zappare i garretti dell'avversario. Ed è, diciamo, l'arma che un po' tutti i soldati d'Italia e anche di buona parte d'Europa condividono e considerano come l'arma d'ordinanza fondamentale. Mentre la Cinque Dea è un oggetto decisamente fiorentino, almeno in questo periodo qui. Poi al fine del Cinquecento si diffonde un po' in tutta Italia, ma siamo già oltre lo scopo della guerra, diventa moda. Le Cinque Dea sono delle armi pesanti, delle piccole spade, delle spade corte, un po' come il falcione. Ci sono pugnali a Cinque Dea, corti corti, tipo 40 centimetri, tutto, compresa l'impugnatura, e delle spade a Cinque Dea, quindi delle spade corte di 60 centimetri, che costituiscono un corpus unico in quanto condividono la forma. La forma è quella a Cinque Dea, cioè una lama triangolare che grosso modo alla sua base, vicino all'impugnatura, è larga 5 dita, per cui Cinque Dea. La forma ricorda terribilmente quella di un gladio classico, di un gladio romano, e fondamentalmente ha anche la stessa efficacia in combattimento. Si tratta di un'arma estremamente economica, in quanto la sua impugnatura non è quella di una spada, non ha fornimenti, elsa, pomo o che, ma è un coltello. Veniva costruita una lamina di acciaio, veniva forgiata la lama con il suo codolo sagomato, ma questo codolo era un codolo piatto che veniva forato, gli venivano accostate e rivettate due guancette di legno, sistemate come le guancette di un coltello, quindi messe in forma per essere una buona impugnatura maneggevole, e a posto così. Rispetto alla fabbricazione di una spada con fornimenti, impugnatura, pomo ribattuto e tutto, richiedeva veramente una frazione del lavoro e della sapienza. Quindi era effettivamente un'arma da soldataccio. Poi, essendoci una bella superficie d'acciaio, una bella lama con tutta una serie di accorgimenti, scanalature, crenature per irrobustirla e rigidirla, ecco, quella superficie lì era diventata poi di moda per portare decorazioni, per cui gli ufficiali, i nobili e quant'altro amavano ostentare delle Cinque Dea finemente cesellate, con intarsi di metalli preziosi, dorate e tutto quanto, e nei musei le potete trovare tuttora. Chiaramente un'arma bella, poteva essere usata come dono per una persona importante, ma difficilmente, insomma, io me la sarei portata sul campo di battaglia per romperla in testa a qualcuno, perché ricordatevi, le armi si rompono a usarle, si rompono, si danneggiano, si scheggiano, si piegano, prima o poi. Come si usa la Cinque Dea? Si usa come falcione, o meglio come un gladio, essendo effettivamente, concettualmente, una mannaia. Menarla di taglio è un bel affare, si tirano dei bei colpi, però non è proprio la sua vocazione. Diciamo che sì, il colpo a garretto viene tanto bene, il colpo dall'alto sopra lo scudo un po' meno bene che col falcione, perché insomma è una lama un po' più tozza, un po' più corta, ma viene tanto bene la punta. Tra l'altro, questa lama triangolare, come quella del gladio, quando entra lascia delle ferite orribili, proprio perché non è una punta sottile che magari fa un buco, prende una ciccia, fa un gran male, ma magari manca qualche organo importante.
questa quando entra ogni centimetro in cui riesce ad avanzare dentro il corpo umano, la ferita si allarga, perché proprio il triangolo entra e via via che entra la ferita si slabra, si allarga sempre di più, e dopo fermarla e suturarla è veramente un problema. Quindi sono armi brutte da usare contro qualcuno, perché ci si salva poco, se non dalla ferita di per sé, dal successivo sanguinamento e dalle lesioni che quella lama comporta. Ecco, essendo un'arma tipicamente fiorentina e anche piuttosto così cattiva, mi è piaciuto metterla in mano ai nostri uomini delle bande. Sono 25 minuti che parlo e ancora mi state ascoltando. C'ha dell'incredibile questo. Vi ruberò ancora poco. Proprio per completare, in questo racconto si vedono anche un paio di schioppi in azione, che come ho detto prima sono armi da fuoco terribilmente imprecise. Però a corta distanza, tipo a 3-4 metri, qualcosa prendono, specie se sparo verso un gruppo di persone, e comunque fanno una gran fumata, fanno un gran botto, sparano la pilli in avanti, e chiunque ci si trovi a confronto di solito si butta a terra o cerca un riparo appena sente il primo botto. Poi magari si alza dopo, però intanto il lavoro di levarmelo di torno l'ho fatto. E sempre in questo racconto fanno la comparsa un paio di granate. Ora, all'epoca c'erano le granate, c'erano le prime granate, forse i primi 50 anni in cui si provava a usare qualcosa del genere. Come rimarranno ancora per 200 anni, sono degli ordigni terribilmente pericolosi e instabili, specie per chi li usa. I granatieri non hanno mai avuto una buona reputazione o una vita lunga. Difatti i nostri, in questa missione in cui pensano di avere contro decine di avversari, si portano l'enorme numero di due granate. Proprio due. Un granatiere seicentesco ne aveva una sacca con dentro 12, 15, 20 granate. Ecco, quelli erano veramente pericolosi, perché se prendeva fuoco qualcosa là dentro faceva un botto che non finiva più. Quindi ho voluto mettere proprio due. Sono degli ordigni primitivi, sono dei vasi di bronzo. Perché di bronzo? Perché se li faccio di terracotta e piglio un colpo si rompe e non la uso, e non solo, mi imbratto di polvere da sparo. Quindi il bronzo era, diciamo, il minimo sindacale per poter dire va bene, non mi si rompe se prendo una botta io. Dentro questo vasetto di bronzo, fate conto grosso come una mela, c'è polvere da sparo, quella dell'epoca, mica tritolo, polvere da sparo pressata assieme a ferraglia, se sono ricco assieme a biglie di ferro, biglie e non chiodi, perché un po' perché pensavano fosse più fico, un po' perché cineticamente hanno una gittata più decisa e più lunga di pezzi piccoli. Una miccia per innescarle, che poteva essere la classica miccia di corda di canapa imbevuta di sal nitro, o una pasta semisolida, cioè una pasta solida asciugata e con un rallentante di combustione. Però, insomma, comunque una miccia che il granatiere doveva conoscere e stimarne a occhio la durata per lanciare la granata prima che gli scoppiasse in mano, e non troppo presto perché l'avversario con un gesto disperato gliela ritirasse indietro. Questo è da sempre il problema delle bombe a mano. L'effetto di queste granate non è certo quello di una bomba a mano moderna. Diciamo che potevano lanciare queste schegge nell'arco di diversi metri, anche una buona decina di metri, facendo ferite importanti, però il numero delle schegge che erano, sia ciò che conteneva la granata, sia i frammenti del guscio che veniva lacerato, e quindi pezzi di bronzo slabbrati che volavano da tutte le parti, non erano così tanti da poter garantire con sicurezza di uccidere o ferire gravemente un gran numero di avversari. Non di meno, vedersi scoppiare una granata vicino era una cosa bruttissima, perché
bastava una scheggia, era come essere colpito da un colpo di schioppo, insomma, bucava la carne, faceva danni brutti al corpo e se avevamo una corazza di piastre, non eravamo proprio vicini vicini, ce la si cavava bene. Una cotta di maglia già aveva dei problemi a proteggere da una scheggia incandescente o una biglia incandescente sparata a quella velocità. È lo stesso motivo per cui le cotte di maglia contro gli schioppi servono a poco, perché la palla calda distrugge gli anelli e ci passa oltre. Quindi i nostri uomini, così, con molto coraggio e una certa esperienza, hanno queste due belle granatine che usano durante la scena per fare quello che si fa con le granate: guadagnare un po' di tempo, buttarle nel mezzo, far scappare tutti, fare qualche ferito che starà lì a lamentarsi a terra chiedendo ai propri amici di soccorrerlo, e nel frattempo, mentre il fumo e la confusione si dissipano, guadagnare un po' di spazio o in quel caso fuggire, in altri casi passare all'assalto. Ecco, quindi vi ho fatto con questa mezz'ora una carrellata un po' pesante, lo ammetto, sulle armi dell'avventura in mare. Non vi ho parlato di come è nato il racconto, non vi ho parlato dei dettagli che ho voluto metterci, lo farò lunedì, ve lo prometto. Per il momento grazie ancora di aver usato il vostro tempo per ascoltare la mia voce. Ancora vi chiedo di seguirci, vi chiedo di far seguirci gli amici, i parenti, tutti quanti, e vi ricordo, mi ricordo anche per me perché non me lo ricordo mai, che il Patreon ci manda gli aggiornamenti ogni volta che pubblichiamo un podcast o pubblichiamo un brano scritto, ma Facebook non lo fa, perché Facebook ha il suo algoritmo, il suo sacrosanto algoritmo, per cui non tutti voi che siete su Facebook e che siete collegati con il mio profilo, con il profilo del Sodalizio e con la pagina del Sodalizio, in realtà ricevete puntualmente i post delle uscite. Per cui veramente vi chiedo a tutti di collegarvi direttamente al Patreon e di far collegare direttamente al Patreon chi si è interessato dei vostri amici e di tutti quanti. Più siamo, più abbiamo energia per andare avanti e per divertirci tutti insieme. Grazie, grazie ancora a tutti.